gli indifferenti. Credo che vivere voglia dire essere partigiani. Chi vive veramente non può non essere cittadino e partigiano. L'indifferenza è avolia, è parassitismo, è vigliaccheria, non è vita. Perciò odio gli indifferenti. L'indifferenza è il peso morto della storia. L'indifferenza opera potentemente nella storia. Opera passivamente, ma opera. E la fatalità è ciò su cui non si può contare. È ciò che sconvolge programmi, che rovescia i piani meglio costruiti. E la materia bruta che strozza l'intelligenza. Ciò che succede, il male che si abbatte su tutti, avviene perché la massa degli uomini abdica alla sua volontà. Lascia promulgare le leggi che solo la rivolta potrà abrogare. Lascia salire al potere uomini che solo un ammantinamento potrà rovesciare. Tra l'assenteismo e l'indifferenza, poche mani, non sorvegliate da alcun controllo, tessono la tela della vita collettiva. E la massa ignora, perché non se ne preoccupa. E allora sembra sia la fatalità a travolgere tutto e tutti. Sembra che la storia non sia altro che un enorme fenomeno naturale. Un'eruzione, un terremoto, del quale rimangono vittime tutti. Chi ha voluto e chi non ha voluto. Chi sapeva e chi non sapeva. Chi era stato attivo e chi indifferente. Alcuni piagnucolano pietosamente, altri bestemmiano scenamente, ma nessuno pochi si domandano. Se avessi fatto anch'io il mio dovere, se avessi cercato di far valere la mia volontà, sarebbe successo ciò che è successo? Odio gli indifferenti anche per questo, perché mi dà fastidio il loro piagnisteo dei terri innocenti. Chiedo conto a ognuno di loro di come ha svolto il compito che la vita gli ha posto e gli pone quotidianamente, di ciò che ha fatto e specialmente di ciò che non ha fatto. E sento di poter essere inesorabile, di non dover sprecare la mia pietà, di non dover spartire con loro le mie lacrime. Parteggio, vivo, sento nella coscienza della mia parte già pulsare l'attività della città futura che la mia parte sta costruendo, e in essa la catena sociale è un peso su pochi. In essa ogni cosa che succede non è dovuta al caso, alla fatalità, ma intelligente opera dei cittadini. Non c'è in essa nessuno che sia alla finestra a guardare mentre pochi si sacrificano, si svelano. Perciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti. Antonio Gramsci, 11 febbraio 1917. Degli ebrei in Italia ebbe ufficialmente inizio nel settembre 1938, quando il regime fascista promulgò le cosiddette leggi razziali. Il 14 luglio 1938, sul Giornale d'Italia e il giorno seguente sugli altri giornali, fu pubblicato il documento non firmato intitolato Il fascismo e i problemi della razza, meglio noto come Manifesto della razza, presentato come opera di un gruppo di studiosi. Era composto da 10 punti e il nono, dedicato agli ebrei, sottolineava che essi non appartengono alla razza italiana e rappresentano l'unica popolazione che non si è mai assimilata in Italia, perché essa è costituita da elementi razziali non europei, diversi in modo assoluto agli elementi che hanno dato origine agli italiani. Seguivano le leggi razziali vere e proprie. Il legge decreto legge del 7 settembre 1938, intitolato Provvedimenti nei confronti degli ebrei stranieri, stabilì il divieto per questi ultimi di fissare dimora in Italia, la revoca della cittadinanza italiana a coloro che l'avevano ottenuta dopo il 10 gennaio 1919 e l'espulsione entro 6 mesi.
Il legge decreto legge del 5 settembre 1938, intitolato Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola italiana, sancì l'esclusione degli ebrei dall'insegnamento e dalla frequentazione delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado. Un mese più tardi, il Gran Consiglio del Fascismo approvò la dichiarazione sulla razza, che prevedeva il divieto di matrimonio misto, il divieto di prestare servizio militare, l'allontanamento dagli impieghi pubblici, il divieto di dirigere aziende di una certa dimensione, di possedere non più di 50 ettari di terreno e una speciale regolamentazione per l'accesso alle professioni. La prima grande retata dell'SS in Italia fu a Roma il 16 ottobre. Vennero rastrellate 1259 persone ritenute ebrei. Furono catturati vecchi, donne e bambini. Furono trasportati tutti in una sala del collegio militare, dove furono interrogati uno per uno. Vennero rilasciati i cattolici, le famiglie miste e i nati da matrimonio misto, minacciando la fucilazione per le dichiarazioni false. Gli altri furono lasciati qualche giorno in quella sala senza vita, dormendo su un nudo pavimento. Poi furono piombati in un vagone bestiame e avviati in Germania. In convoglio di 1023 ebrei, tra quali oltre 200 bambini, compreso un nato dopo l'arresto della madre, partì dalla stazione Tiburtina il 18 ottobre ed arrivò ad Auschwitz la notte del 22. La mattina del 23 i prigionieri furono fatti scendere e incominciò la selezione. Più di 800 furono mandati immediatamente nelle camere a gas e gli altri rinchiusi nel lager. Di questi solo 17 sopravvissero. Prima di tutto vennero a prendere gli zingari e fui contento perché rubacchiavano. Poi vennero a prendere gli ebrei e stai zitto perché mi stavano antipatici. Poi vennero a prendere gli omosessuali e fui sollevato perché mi erano fastidiosi. Poi vennero a prendere i comunisti e io non dissi niente perché non ero comunista. Un giorno vennero a prendere me e non c'è rimasto nessuno per restare. Sono morto con altri 100, sono morto che ero bambino, passato per il camino e adesso sono nel vento. Ad Auschwitz c'era la neve, il fumo saliva lento, nel freddo giorno d'inverno e adesso sono nel vento. Ad Auschwitz tante persone, ma un solo grande silenzio. È strano, non riesco ancora a sorridere qui nel vento. Io chiedo come può un uomo uccidere un suo fratello, eppure siamo milioni in polvere qui nel vento. Ma ancora tuona il cannone e ancora non è contento. Di sangue la bestia umana e ancora ci parte il vento. Io chiedo come può un uomo uccidere un suo fratello, eppure siamo milioni in polvere qui nel vento.
dal libro se questo è un uomo di primo livello. I vagoni erano 15 e noi 650. Nel mio vagone eravamo 45 soltanto, ma è un vagone piccolo. Vagoni merci, chiusi dall'esterno. E dentro uomini, donne, bambini, compressi senza pietà, come merci di dozzina. Il viaggio verso il nulla, il viaggio di giù, verso il fondo. Tra le 45 persone nel mio vagone, 4 soltanto hanno visto le loro case. E fu di gran lunga il vagone più fortunato. Soffrivamo per la sete e il freddo. A tutte le fermate chiedevamo acqua a gran voce, o almeno un pugno di neve, ma raramente fu morito. I soldati della scorta allontanavano chi tentava di avvicinarsi al convoglio. Due giovani madri, con figli ancora al seno, gemevano notte e giorno, implorando acqua. Meno tormentose erano per tutti la fame, la fatica e il sonno. Rese meno pensose dalla tensione dei nervi, ma le notti erano incubi senza fine. Alla campana si è sentito il campo buio ridestarsi. Improvvisamente l'acqua è scaturita bollente dalle docce. 5 minuti di beatitudine, ma subito dopo irrompono 4, forse sono i barbieri, che, bagnati fumanti, ci cacciano con urla e spintone nella camera attiva, che è gelida. Qui altra gente urlante ci butta addosso non so che stracci e ci schiaccia in mano un paio di scarpacce a suola di legno. Non abbiamo il tempo di comprendere e già ci troviamo all'aperto, sulla neve azzurra e gelida all'alba e, scalzi e nudi, con tutto il corredo in mano, dobbiamo correre fino ad un'altra baracca, a un centinaio di metri. Qui ci è concesso di vestirci. Quando abbiamo finito, ciascuno è rimasto nel suo angolo e non abbiamo osato levare gli occhi l'uno sull'altro. Non c'è un rispecchiarsi, ma il nostro aspetto ci sta dinanzi, riflesso in 100 visi lividi, in 100 pupazzi miserabili e sordi. Eccoci trasformati nei fantasmi travisti ieri sera. Allora, per la prima volta, ci siamo accorti che la nostra lingua manca di parole per esprimere questa offesa, la demolizione di un uomo. In un attimo, con un'intuizione quasi profetica, la realtà ci si è rivelata. Siamo arrivati al fondo. Più giù di così non si può andare. Condizione umana più misera non ce n'è e non è pensabile. Nulla è più nostro. Ci hanno tolto gli abiti, le scarpe e anche i capelli. Se parleremo, non ci ascolteranno. E se ci ascoltassero, non ci capirebbero. Ci toglieranno anche il nome. Se vorremmo conservarlo, dovremmo trovare noi la forza di farlo. Di far sì che dietro al nome qualcosa di noi quali eravamo, rimanga. Noi sappiamo che in questo difficilmente saremo compresi, ed è bene che così sia. Ma consideri un uomo, quanto valore, quanto significato è racchiuso anche nelle più piccole nostre abitudini quotidiane. Nei 100 oggetti nostri che il più umile mendicante possiede, un fazzoletto, una vecchia lettera, la fotografia di una persona cara, queste cose sono parte di noi. Quasi come membra del nostro corpo. È pensabile venirne privati nel nostro mondo, poiché subito ne ritroveremmo altri a sostituire i vecchi, altri oggetti che sono nostri in quanto custodi e suscitatori di memorie nostre. Si immagini ora un uomo a cui insieme con le persone amate vengano tolti la sua casa, le sue abitudini, i suoi abiti, tutto, infine, letteralmente tutto quanto possiede. Sarà un uomo vuoto, ridotto a sofferenza e bisogno, dimentico di dignità e di discernimento, poiché accade facilmente a chi ha perso tutto di perdere anche se stesso, tale quindi che si potrà a cuor leggero decidere della sua vita o morte, al di fuori di ogni senso di affinità umana.
nel caso più fortunato, in base a un buon giudizio di utilità. Si comprenderà allora il duplice significato del termine campo di annientamento. Sarà chiaro che cosa intendiamo esprimere con questa frase, giacere sul fondo. Devono essere passate le 23, perché già è intenso l'andirivieni al secchio, accanto alla guardia di notte. È un tormento osceno e una vergogna indelebile. Ogni due, ogni tre ore ci dobbiamo alzare per smaltire la grossa dose di acqua che di giorno siamo costretti ad assorbire sotto forma di zuppa per soddisfare la fame. Quella stessa acqua che alla sera ci gonfia le caviglie e le occhiaie, impartendo a tutte le fisionomie una deformera sorveglianza e la cui eliminazione impone ai reni un lavoro sfibrante. Non si tratta solo della processione al secchio. È legge che all'ultimo utente del secchio medesimo vada a vuotarlo dalla trina. È legge altresì che di notte non si esca dalla baracca se non in tenuta notturna, camicia e mutande, e consegnando il proprio numero alla guardia. Ne segue prevedibilmente che la guardia notturna cercherà di esonerare dal servizio i suoi amici, i connazionali e i prominenti. Si aggiunga ancora che i vecchi del campo hanno talmente affinato i loro sensi che pur restando nelle loro cuccette sono miracolosamente in grado di distinguere soltanto in base al suono delle pareti del secchio se il livello è al limite pericoloso, per cui riescono quasi sempre a sfuggire alla svuotatura. Perciò i candidati al servizio del secchio sono in ogni baracca un numero assai limitato, mentre i litri complessivi da eliminare sono almeno 200 e il secchio deve quindi essere vuotato una ventina di volte. In conclusione, è assai grave il rischio che incombe su di noi, inesperti e non privilegiati. Ogni notte, quando la necessità ci spinge al secchio, improvvisamente la guardia di notte balza dal suo angolo e ci agguanta. Ci scaravoglia il nostro numero, ci consegna un paio di sole di legno e il secchio e ci caccia fuori in mezzo alla neve, tremanti e insonnoliti. A noi tocca trascinarci fino alla latrina, col secchio caldo che ci urti i polpacci nudi, disgustosamente caldo. È pieno oltre ogni limite ragionevole e inevitabilmente con le scosse qualcosa ci trabocca sui piedi. Talché, per quanto questa funzione sia ripugnante, è pur sempre preferibile esservi comandati noi stessi piuttosto che il nostro vicino di cuccetta. Noi giacevamo in un mondo di morti e di larve. L'ultima traccia di civiltà era sparita, intorno a noi e dentro di noi. L'opera di bestializzazione intrapresa dai tedeschi trionfanti era stata portata a compimento dai tedeschi disfatti. È uomo chi uccide, è uomo chi fa o subisce ingiustizia. Non è uomo chi verso ogni vitegno divide il letto con un cadavere. Chi ha atteso che il suo vicino finisse di morire per togliergli un quarto di pane. È, pur senza sua colpa, più lontano dal modello dell'uomo pensante, che il più rozzo pigmeo e il sadico più atroce, parte del nostro esistere, ha sede nelle anime di chi ci accosta. Ecco perché è non umana l'esperienza di chi ha vissuto giorni in cui l'uomo è stato una cosa agli occhi dell'uomo. Voi che vivete sicuri nelle vostre tiepide case, voi che trovate tornando a sera il cibo caldo e visi amici, considerate se questo è un uomo che lavora nel fango, che non conosce pace, che lotta per un pezzo di pane, che muore per un sì o per un no. Considerate se questa è una donna, senza capelli e senza nome, senza più forza di ricordare, vuoti gli occhi e freddo il grembo, come una rana d'inverno. Meditate che questo è stato, vi comando queste parole, scolpitele nel vostro cuore, stando in casa, andando per via, coricandovi, alzandovi, ripetetele ai vostri figli, o vi si sfaccia la casa, la malattia vi impedisca, i vostri nati torcere il viso da voi. Se
comprendere è impossibile, conoscere è necessario, perché ciò che è accaduto può ritornare. Le coscienze possono nuovamente essere sedotte ed oscurate, anche le nostre. Lo sterminio sistematico degli ebrei in Italia proseguì senza soluzione di continuità fino ai giorni della sconfitta militare del nazifascismo dell'aprile 1945. Il 27 gennaio del 1945 i soldati sovietici dell'Armata Rossa superarono il cancello del campo di sterminio nazista di Auschwitz, quello con la scritta Arbeit macht frei, che era già stato evacuato. Da quel giorno fu ufficialmente il più grande omicidio di massa della storia, avvenuto in un unico luogo. È stato calcolato che ad Auschwitz sono morte più persone che in qualsiasi altro campo di concentramento nazista, ma secondo i dati dell'Holocaust Memorial Museum, la SS tedesca uccise almeno 960.000 ebrei, 74.000 polacchi, 21.000 rom, 15.000 prigionieri di guerra sovietici e 10.000 di altre nazionalità. Oh,
La liberazione e la fine dell'incubo non avvennero per tutti gli ebrei allo stesso modo e nello stesso contemporale, ma il ritorno alla vita normale fu difficile a tutti i punti di vista e in diversi casi non si realizzò mai. Gli ebrei, in clandestinità, nelle regioni dell'Italia centrale, furono liberati nella primavera-estate del 1944, quasi un anno prima di altri correligionari, mentre chi si trovava a nord dovette aspettare la primavera del 1945. Per i pochi sopravvissuti alla deportazione, la libertà sopraggiunse tra gennaio e maggio del 1945, con l'arrivo delle truppe alleate, i russi da oriente e gli angloamericani da occidente, ai cancelli dei lager. Il 25 aprile 1945 finiva in Italia la Seconda Guerra Mondiale, ma il paese era da ricostruire. Il primo presidente del Consiglio dei Ministri di un governo di unità nazionale fu Ferruccio Parri, esponente di spicco della Resistenza. Il primo provvedimento del governo Parri fu la creazione del Ministero della Costituente, affidato a Pietro Nenni, con il compito di predisporre progetti per la riforma dello Stato. Il 10 dicembre 1945 cadde il governo Parri, gli subentrò Alcide De Gasperi. Per scrivere la Costituzione era necessario il contributo di tutti. Il 2 giugno 1946, oltre che per il referendum istituzionale, gli italiani, e per la prima volta anche le donne, votarono per eleggere i deputati dell'Assemblea Costituente, quella che doveva elaborare la nuova Costituzione. Risultarono elette 556 persone, che rappresentarono tutti i partiti della Resistenza. Presidente dell'Assemblea fu nominato Giuseppe Saragat, al quale successe, pochi mesi dopo, Umberto Terracini. L'Assemblea elesse una commissione di 75 membri che, da giugno 1946 a gennaio 1947, elaborò il progetto. Nei mesi seguenti l'Assemblea discusse i singoli articoli ed il 27 dicembre 1947 la Costituzione fu promulgata dal Presidente Provvisorio della Repubblica Enrico De Nicola. Ai padri costituenti non sfuggiva il forte e profondo legame tra la riconquista della libertà, realizzata con il sacrificio di tanto sangue italiano dopo un ventennio di dittatura che aveva visto promulgare le leggi razziali e la nuova democrazia, nata dalle macerie di una guerra terribile e devastante. Grazie alle loro teste e ai loro cuori saldamente ancorati al movimento partigiano di liberazione dal nazifascismo, consegnavano all'Italia e alle generazioni future, quindi a tutti noi, un testo che è molto più di una serie di principi e valori. Una Costituzione nata perché abbiamo vissuto la Shoah. La Costituzione è l'Italia. La Costituzione siamo noi. La Costituzione è la base su cui poggiano le nostre vite. Nella Costituzione c'è molto più che il rifiuto del razzismo, del totalitarismo e delle ideologie che avevano scatenato l'orrore e la follia della Seconda Guerra Mondiale. Infatti, c'è un chiaro progetto di società libera, ma nello stesso tempo solidale, dove l'uguaglianza non è solamente proclamata sul piano formale, ma tende a diventare effettiva. Quando i padri costituenti iniziarono il lavoro, la pace era arrivata da un anno. Nella guerra di liberazione dal nazifascismo, gli italiani si erano separati fra loro. In questo clima, il dibattito sulla Costituzione diventò uno dei punti più alti della storia politica italiana. I membri della Costituente sanno che ogni parola deve essere rivolta anche alle generazioni future. Togliatti, Moro, Nenni, Amaro, Fadossetti, Fanfani erano d'accordo sul fatto che il primo articolo doveva definire che democrazia siamo. Togliatti e la sinistra proponevano come prima frase l'Italia una repubblica democratica dei lavoratori. Aldo Moro voleva una premessa del tipo la dignità umana è inviolabile. Ugo La Malfa proponeva una repubblica fondata
fondato sui diritti della libertà e sui diritti del lavoro. Alla fine l'Assemblea approvò il testo l'Italia Repubblica fondata sul lavoro. Tutti erano d'accordo sulla sovranità popolare, ma bisognava scegliere il verbo. Tosato proponeva: la sovranità emana dal popolo, il liberale Lucifero risiede nel popolo. Bisognava evitare che una futura interpretazione spogliasse il popolo della sovranità per cederla agli eletti. Così la Costituente decise per il verbo appartiene. La sovranità appartiene al popolo, l'esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. La seconda guerra mondiale, appena finita con i 6 milioni di morti, spinge Dossetti a proporre un articolo così formulato: l'Italia rinuncia alla guerra come strumento di offesa e di conquista della libertà di altri popoli. All'Assemblea però il verbo rinunciare, le parole guerra e conquista sembrano non adatte. Dal dibattito nasce questo. Articolo 11. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà di altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Molti civili avevano subito rappresaglie, una scia di sangue per tutta la nazione. I padri costituenti volevano evitare l'idea di una responsabilità penale per fatti commessi da altri. Così viene approvato l'articolo 27, che dice: la responsabilità penale è personale, l'imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva. Costituenti Vittorio Foa e Piero Calamandrei mentre elaboravano il testo della Costituzione. Oh, dai che dobbiamo finire l'articolo 70. Vittorio si lavava da stamane mattina, si è fatta notte anche ieri sera, si fa notte poi adesso, riposiamoci un momento, no? Piero, non possiamo riposarci, lo sai che è importante, pensa ai nostri fratelli che sono morti per la nostra libertà. E va bene, dai, dove siamo rimasti? Dunque, io dicevo che 9 parole sono ancora troppe, e forse così è ancora troppo complesso, lo sai che il testo deve essere chiaro, semplice, comprensibile a tutti, anche a un bambino. Ma dai, più comprensibile di così. La funzione legislativa esercitata collettivamente alle due Camere. No, no, più semplice con meno parole. Ascolta, le leggi sono E dai, come tu, non esagerare, tu sei stata una repubblica parlamentare. Ci sono degli eletti che fanno le leggi per conto del popolo. Ricordo portare tutto il popolo dentro il Parlamento a fare le leggi, o sono quasi 20 milioni, eh. Lo so, ma io vorrei che fosse chiaro il concetto che è il popolo che fa le leggi. Rafforziamo il concetto. E dai, faranno le leggi come le popolo, sono lette al popolo. A noi tocca solo specificare che sono fatti le due Camere. Eh sì, Piero, ma chi non sa fra 50, 60, che so, 70 anni, in Parlamento saranno eletti ancora tutti i galantuomini che faranno davvero tutto ciò che vuole il popolo. Chi lo sa? Oh, ma che tu dici? Abbiamo proprio scritto l'articolo 1. La sovranità appartiene al popolo. Ora, per quanto vuoi possono essere diversi, vuoi che vengano proprio meno al primo articolo della Costituzione? E dai! È compito dello Stato di rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Quindi dare lavoro a tutti, dare la scuola a tutti, dare una giusta retribuzione a tutti. Giusto, dare dignità a tutti. Oh! Sì, Piero, hai ragione. Per quanto potranno essere diversi fra 70 anni, è impossibile che trasgrediscano proprio l'articolo 1 della Costituzione. Pensa se fra
riuscissero a trovare il modo per far votare le leggi a tutti i cittadini. Oh, ma Deku stai scherzando, si va sempre più verso la democrazia, la tecnologia sta facendo cose impossibili. Sei scissolato, vuoi che non si trovi il modo di far votare le leggi direttamente al popolo? Ascolta me, lo troveranno. Mica faranno fare ancora le leggi a uno magari manco eletto dal popolo. O Vittorio, ci sei appena passati, eh. E lo sappiamo bene, per carità, scherzo, ma eh? Non scherziamo. Va bene, dai, dove siamo rimasti? L'ultima era? La funzione legislativa. Esercitata collettivamente alle due camere, più semplice di così. E va bene, ma per me sono ancora troppe parole. Dei cittadini e i principi cui si devono ispirare le altre leggi. La Costituzione è formata da 139 articoli ed è divisa in due parti. Parte prima, diritti e doveri dei cittadini. Parte seconda, ordinamento della Repubblica. Esse sono precedute dai principi fondamentali, 12 articoli che affermano due diritti inviolabili, la libertà e l'uguaglianza. Articolo 1. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo che l'esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Articolo 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali, e richiede l'adempimento dei doveri di solidarietà politica, economica e sociale. Articolo 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità e sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di lingue, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscano il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Articolo 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e secondo la propria scelta, un'attività o una funzione che concorrano al progresso materiale e spirituale della società. Articolo 5. La Repubblica è un ente indivisibile. Riconosce e promuove le autonomie locali. Articolo 6. La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche. Articolo 7. Lo Stato e la Chiesa sono ciascuno dei propri ordini indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono legati dalla patria e dalle leggi. Articolo 8. Tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge. Le confessioni diverse da quella cattolica hanno il diritto di organizzarsi secondo i propri statuti e i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge. Articolo 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il patrimonio artistico e storico della nazione. Articolo 10. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale. La condizione giuridica dello straniero è regolata in conformità delle norme dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale si è impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto di asilo. Articolo 11. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. Articolo 12. La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano, verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di uguali dimensioni. Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario, perché ciò che è accaduto può ritornare. Le coscienze possono essere nuovamente sedotte ed oscurate, anche le nostre.